Salvare gli alberi di Villa Margherita anche procrastinando e ritardando l'avvio del progetto. Se qualcuno mi dicesse che qualsiasi ritardo può provocare l'impossibilità di avere i soldi da parte della Regione, dovrei dire, beh, pazienza, pazienza, ma è bene che comunque un intervento venga fatto. Una promessa questa di Italia Nostra, poche ore dall'incontro con l'assessore di reparto Ofelio Michelan, che dalla sua ha però anche l'approvazione di abbattimento alberi della sovrintendenza. Perché il progetto che si sta attuando è un progetto approvato dalla Sovrintendenza dei Monumenti. E eventuali cambiamenti, modifiche, devono essere altrettanto approvate dalla Sovrintendenza. L'abbattimento dei 200 alberi, dei quali per Casugana soltanto una ventina sarebbero quelli malati, più un intervento estetico che curativo, dove da progetto si vogliono eliminare gli alberi cosiddetti non autoctoni. Critichiamo soprattutto il fatto che si arriva a provocare queste discussioni quando metà delle cose sono fatte e magari quando non si possono fare ulteriori cambiamenti perché si corre il pericolo di perdere i soldi con cui si sta lavorando.